fare. Allora, comincio da destra, vado a sinistra e poi concludo al centro. Allora, questo signore che l'abbiamo visto in questi giorni molto impegnato con i suoi prodotti di qualità, che credo che sia in abbinata con il signore qua vicino, Sergio Martin. Buongiorno, sono Sergio Martin, della famiglia Martin, abbiamo un panificio, una produzione di pane e artigiano. Rappresento la fetta Bullo di Pordenone. Con me nel mio locale non c'è solo Donna Dava, c'è il Vigiliano con il suo filo artigianale e altri prodotti che li potete anche vedere nel nostro stand. Si è alzato per fare pubblicità, va benissimo, dobbiamo raccontare un po'. Buongiorno a tutti, Giuseppe Rosato dell'azienda Dordalava, sono qui in rappresentanza dell'azienda, un'azienda del territorio, un progetto, oggi vi parlerò e molto brevemente vi indicherò quali sono i punti saldi del progetto, di questo progetto di filiera, no? Che ha delle origini molto lontane, a partire dagli anni 50 fino ad oggi. Qui parlerò e vi preannuncerò un attimino quali sono le strategie future del progetto stesso. Un bellissimo sistema del territorio che si completa con un'altra azienda che ho avuto modo di conoscere in questi giorni. Sì, sono Franco Rigo di Perfer Aviano, la F di Perfer Aviano. Questa nuova realtà, ormai nuova non è più, perché erano ormai 16 anni consolidata, abbastanza consolidata, nel food. Molti di voi sanno, facciamo galletto alla brace e produciamo birra artigianale. Come produttori di birra artigianale siamo stati tra i primi in Italia e mi vanto di dire che il galletto lo abbiamo inventato noi. L'abbiamo inventato noi. Ma madre natura nasce ad Aviano. Allora, un attimo al centro per poi andare un pochino sul centro-destra. Allora, non un personaggio, scusate le spalle, del territorio, ma un grande caso di successo che viene da Roma. Scusate, non, il fatto che abbia questo accento non vuol dire che io voglia promuovere Roma. Lorenzo Farina, premio innovazione con Confcommercio. Perché? Buongiorno a tutti. Allora, sono titolare di una realtà a Roma, di un ristorante, un bar che si chiama Lux, che sta a Roma, Viale Paglioli, un ristorante che oramai esiste da 15 anni e diciamo che negli ultimi anni ha continuato una crescita sostenuta senza mai fermarsi, andare in periodo di recessione. E adesso non so quanto devo raccontare già adesso, però fondamentalmente dove abbiamo implementato, al di là della cucina di livello, il ristorante offre una cucina di tipo internazionale con diciamo, grandi ricette dai più grandi paesi del mondo, una cantina molto importante, la più grande cantina in Europa di vini, diciamo dei nuovi mondi, quindi che vanno dalla California, Cile, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, eccetera, e vari premi sulla parte bar, conquistati con la creazione di nuovi cocktail e di nuove ricette tipiche del snack moment. Bene, Lorenzo, grazie. E adesso il direttore generale della FIPE che ci racconta come mai in questo contesto di territorio importante, di successo che ha dato in questi giorni grande prova di capacità e di stile, ci racconta perché la FIPE ha voluto mettere insieme questi relatori, queste testimonianze e qual è l'ottica strategica. Direttore generale della FIPE, Marcello Fiore. Buongiorno a tutti, devo dirvi che questo è un momento difficile per le imprese, lo sappiamo, quindi la FIPE crede che la parola crisi, in cui ci troviamo la crisi in greco, ha due significati. Uno è scelta,
e questo è il momento in cui, se vogliamo aiutare le aziende, dobbiamo dare loro nuovi modelli di business, nuovi modelli di comportamento con il pubblico, perché quello che si è fatto tanto bene per tanti anni in modo tradizionale forse non basta più. Nel momento in cui da 3 anni si perdono 5.000 imprese in un anno e dal 2013 sono ancora più preoccupanti, è evidente che un'associazione di rappresentanza ha l'obbligo di intervenire per porre i propri soci in condizione di resistere a questo momento, ma soprattutto di superarlo. Beh, tutti i casi che vi stiamo proponendo sono dei modelli in cui si è dimostrato che la capacità imprenditoriale ha superato le difficoltà, e in questo momento di crisi queste sono aziende che vanno avanti e vanno avanti bene, quindi devono essere dei modelli per l'innovazione. Innovazione che è un concetto sul quale sia Fipe che Confcommercio battono molto e che ha trovato una grossa apertura nel presidente Lucchetta della Fipe di Pordenone. Innovazione per la quale insieme a Confcommercio stiamo istituendo gli innovation points in tutte le associazioni, e la Fipe in questo disegno sta con il nostro dottor Farina preparando un manuale da distribuire alle aziende per aggredire in modo nuovo e diverso il mercato. Gli altri casi vedrete da voi cosa rappresentano. Buon lavoro e a presto. Bene, allora ricominciamo dal territorio. Martin si autopromuove con il suo stand. Cominciamo da te, Sergio, cioè dalla cura del prodotto e dall'ospitalità o dalla formula? Perché già questa è la prima domanda. Bene, la prosciutteria è 10 anni, quest'anno, il 10° anno, ed è stato un successo già dall'inizio. Noi veniamo da una famiglia di panificatori, perciò lavoriamo il pane con la mia famiglia e tutti i miei figli, come gastronomia, eccetera. Poi abbiamo voluto fare anche la ristorazione ed è stato un successo da subito. Dal primo giorno che siamo partiti, siamo veramente partiti con la quinta marcia. Ci crediamo in questo progetto, il progetto è fantastico. Perché? Perché usiamo dei prodotti di grande qualità. E credo che poi nei nostri minuti presentiamo abbiamo anche i prezzi giusti e indovinati, la gente piace. Siamo in sinergia con altre aziende, come vedete anche nel nostro stand, perché i prodotti del territorio, vedi quelli della latteria piuttosto che della birra dei Franco, piuttosto che i vini del territorio, sono graditi molto. La troppa innovazione, che non tolgo niente